Chuck. Queste sono dunque le problematiche che abbiamo. Noi abbiamo la precipitazione data dal cubo di possibilità pluviometrica. Abbiamo la precipitazione efficace perché attraverso le superfici, conoscendo le superfici, tagliamo la precipitazione con un peso medio che mi dà quanta parte della precipitazione totale va nella produzione del deflusso superficiale che va nella fognatura. Abbiamo introdotto, sia pure in maniera molto veloce, una teoria che si chiama teoria dell'idrogramma istantaneo unitario per calcolare le portate. Ho anche detto che però che per calcolare la fognatura io ho bisogno uno di precipitazioni che abbiano un assegnato tempo di ritorno e uso precipitazioni di intensità costante per una certa durata. Le curve di possibilità pluviometrica però non mi danno la durata della precipitazione specifica. La durata la otterrò quando io andrò ad incrociare le curve di possibilità pluviometrica con l'idrogramma istantaneo unitario per ottenere la massima portata, ovvero la più grande delle portate di picco compatibili con quel tempo di ritorno e con quello specifico bacino. Il problema della fognatura bianca però non è semplicemente il problema di calcolare delle portate o di calcolare le portate massime, ma è quello, avendo le portate massime, di calcolarmi il diametro dei tubi. Perché la lunghezza dei tubi, questa è già determinata dalla planimetria che io ho assegnato e come vi ho detto la volta scorsa, la planimetria della fognatura è assegnata dal momento in cui io assegno le strade alla mia area, la fognatura va da un lato della strada e quindi percorro tutte le strade, quindi la planimetria ce l'ho. Quello che mi manca di calcolare è l'altimetria, che dipende in parte da questo ragionamento, è il diametro dei tubi. Questo appunto è quello che la portata di picco, qui ho disegnato delle portate più grandi delle altre, la portata di picco può variare. E il mio problema è quello di capire qual è la portata massima con un assegnato tempo di ritorno. Intanto accettate questa affermazione. La portata massima dipende dalla struttura del bacino, dalla geometria del bacino. Cosa succede quando io vado a progettare la mia fognatura? Beh, quando vado a progettare la mia fognatura, per esempio, ho una situazione di questo tipo in cui ho due tubi che convergono in un terzo tubo e quindi ho tre aree afferenti a ciascun elemento della fognatura. L'area A1 che vedete segnata lì come A1, poi un'area A2 e un'area A3. Qui la rete non ce l'ho a priori, la sto disegnando io, quindi mi vado a calcolare qual è la portata massima che io ottengo in A1, qual è la portata massima che ottengo in A2, qual è la portata massima che ottengo non solo in A3, ma in A3 più A1 più A2, perché questa sta a valle e mi riceve la portata di tutti e tre gli elementi. Un aspetto è che se accettate la mia affermazione iniziale, ovvero che il tempo di picco dipende dal bacino che ho sotteso, in ciascuno dei tre sottobacini io avrò un tempo di picco diverso. Il tempo che mi dà la precipitazione massima in ognuno dei sottobacini è diverso. Di conseguenza, quando io vado a progettare il primo tubo, il secondo tubo e il terzo tubo, uso delle precipitazioni diverse. Questo è l'aspetto da tenere importante. Quasi sempre nella teoria dei libri di testo che si occupano di questa questione, questo fatto non è posto
insufficiente rilevanza. E questo comporta poi degli errori di progettazione. La portata massima che genera la portata nel punto appena sopra l'incrocio è diversa da quella che la genera nell'altro, non è diversa ancora da quella che la genera nel terzo punto. Il problema che dobbiamo risolvere per progettare la fognatura è quindi non di calcolare una sola portata massima, ma di calcolare anche tante portate massime, quante sono le aree in cui io ho suddiviso il mio bacino. Ho un bacino suddiviso in 50 aree e dovrò risolvere 50 volte il problema di calcolare la portata massima di quel bacino. Ciascuna soluzione del problema sarà riferita a precipitazioni diverse. Ed era questo l'errore fondamentale che faceva il collega di prima, nel lavoro di prima, che pure ho elogiato dal punto di vista della concezione generale. Cioè poi andava a calcolarsi le portate come se bastasse una singola precipitazione per ottenere le portate massime in tutti i punti. No, bisogna farlo tante volte quanti sono i punti. Vabbè, questa è una cosa che voi non avete, ma che io ho inserito così, perché mentre l'ho visto dai file nascosti, mi sembrava interessante. Per determinare la portata massima in un bacino soggetto ad un impulso, c'è un metodo geometrico molto semplice, che pensavo di aver scoperto io qualche anno fa, invece l'aver scoperto uno prima nel 1963, ma insomma. Ed è, se voi avete, se questo è l'idrogramma istantaneo unitario, che qui ho fatto complesso per dire che la dimostrazione è unitaria, se voi lo traslate nel tempo di precipitazione, il punto di incrocio vi dà il tempo di picco massimo. Questo è un piccolo teorema, non mi ricordo neanche più come si chiama l'autore generale, ma mi verrà in giro, lo dico la prossima volta. E questi grafici che voi vedete disegnati non sono dei disegni fatti a mano, perché lì il piccolo sono dei calcoli fatti opportunamente, cioè una cosa dimostrata. Questo è l'idrogramma traslato di P con P, e questo è il tempo caratteristico che dà la massima portata. Ma vabbè, questa era una cosa divertente di geometrica, una cosa geometrica che andava bene. Allora, abbiamo introdotto il metodo dell'idrogramma istantaneo unitario e il metodo cinematico, quello che hanno rispettivamente una distribuzione esponenziale come idrogramma istantaneo unitario e una distribuzione uniforme, come questa che scrive sulla lavagna, da soli non vanno bene. Se volete una verifica empirica della situazione. Il metodo cinematico risale alla fine dell'Ottocento ed arriva a seguito dei lavori di idraulici italiani, in particolare del Turazza e di altre cose. Il metodo del cosiddetto dell'invaso, che ha una sua variazione sul tema dei parametri, che poi vi illustrerò anche, è del 1911 ed è dovuto a tal Puppini, e sono stati usati per progettare tutte le fognature in Italia. Poi ci si chiede perché non funzionano, perché i metodi erano sbagliati, non vanno bene. Però con una piccola variazione sul tema si possono trovare delle soluzioni adeguate delle soluzioni adeguate. Il nostro problema in particolare è questo. Adesso voglio trovare una soluzione che sia approssimativamente, mi serve per dimensionare i punti, sia sufficientemente corretta, ma non sia molto complicata, perché la devo anche trattare matematicamente in modo opportuno questa teoria. Se devo prendere un sistema molto complesso, che poi faccio fatica
ad invertire, qui devo fare un sacco di prove che teoricamente potrei anche fare adesso con computer molto veloce, però cerco un metodo speditivo che sia sufficientemente accurato per darmi delle soluzioni di prima approssimazione che posso trattare più o meno semi-analiticamente, capendo quello che sto facendo, senza far fare tutto alla macchina, perché poi alcuni dettagli non li capisco, altrimenti, per esempio, appunto quello della differenza delle precipitazioni. Certo, se la so prima sto attento, ma se li per esempio tutto insieme, non si capisce. E allora cerchiamo un metodo che abbia queste caratteristiche. Dopo voi con SWIM, che invece è un modello a flussi e deflussi, che ha dentro certe complicazioni, usa la propagazione dell'onda di piena fatta in modo un po' più complicato, così via, potete verificare quello che avete intanto progettato in prima approssimazione con questo metodo semplificato che io vi vado ad illustrare. Vabbè, Pulp Fiction. Ritorniamo dunque intanto al nostro problema che vi ho detto prima. Noi abbiamo la portata massima, questa portata di nuovo ho scritto Q max. Vi ho detto, se io però uso questa formula, ho la portata massima, cioè Q, voi pensateci già da subito un Q max lì scritto sotto. Questa portata massima che cosa è uguale? È uguale per omega i, che è la sezione bagnata, per la velocità dell'acqua attraverso la sezione V grande. Formula di Gauckler e Strigler, questa è uguale ad omega con I maiuscolo dopo ve li ripeto omega con I maiuscolo, che è sempre la sezione, per il K con S, che è il coefficiente di Gauckler e Strigler. Nella letteratura anglosassone, invece di usare K con S, viene messo un coefficiente in l'inverso di questo, 1 su n, k con s uguale 1 su n, dove in quel caso n è chiamato coefficiente di Manning, ma è esattamente la stessa roba, cioè uno è l'inverso dell'altro, ma la teoria è la stessa. Il moto si assume quindi turbolento, pienamente sviluppato, e la velocità va come k con s rh, che è il raggio idraulico, alla 2 terzi per la pendenza del tubo all'aumento, o comunque della pendenza di qualsiasi sia il veicolo che porta la mia acqua. Questo per dire che cosa? Omega con I, Q qui lo sostituisco con la portata massima. Non l'ho ancora risolto il problema della portata massima con l'idrogramma istantaneo unitario, ma assumiamo di averlo già risolto, perché voglio prima arrivare in fondo a tutta la procedura e poi ritorno indietro e colmo i buchi vuoti. K con S è un coefficiente che dipende dalla scabrezza delle tubazioni nel nostro caso. La scabrezza delle tubazioni chi me le dà? Me le dà il costruttore dei tubi, una volta che io ho scelto che tipo di tubi metto nella mia fognatura. Quindi il problema di trovare Q e di trovare K con S lo posso pensare a questo punto già risolto. Omega con I, RH e D con F sono caratteristiche geometriche della mia fognatura e sono quelle caratteristiche geometriche che mi mancano per la progettazione. Omega con I è funzione della geometria della condotta, cioè di che tipo di sezione è la mia condotta, se è una sezione ovale o circolare. Adesso supponiamo che la sezione sia circolare d'ora in poi, ma cambiate poi gli elementi caratteristici della tubazione circolare, si possono usare sezioni trapezoidali, triangolari, qualsiasi cosa di qualsiasi tipo. I con F è la pendenza del fondo.
Chi con F è la pendenza del fondo delle mie tubazioni, come la metto? Beh, in prima approssimazione mi posso chiedere quant'è la pendenza minima che posso dare. Una risposta che posso dare è da 0,5 a 0,1%, 1 da 0,5 a 1 per 1000. Cioè ogni chilometro di fognatura mi abbasso di mezzo metro o al massimo di un metro. Questa deriva da un'indicazione costruttiva generale. In realtà poi vi pongo un'altra questione, che è la questione di autopulizia. Come variano omega con I ed R con I con la mia sezione? Beh, omega con I è una funzione del diametro del tubo, e siccome che voglio che il mio tubo lavori in condizioni di superficie libera, devo anche prevedere che ci sia all'interno del tubo un tirante. Questo tirante è Y. Qui la linea si è un po' spostata, ma questa è esattamente la stessa linea. Questo tirante Y in realtà nel tubo è identificato da quest'angolo al centro, teta, maggiore di 180 gradi o maggiore di pi greco radianti. Vado a stabilire un grado di riempimento Y su I, che di solito è una parte sempre di indicazione costruttiva. Io voglio che G, il mio grado di riempimento, sia compreso fra 0,7 e 0,8 quindi tra 0,6, il 70 e l'80% del diametro interno del tubo. Anche il raggio idraulico è una funzione del diametro e del grado di riempimento. Perché voglio che il grado di riempimento sia tra 0,70 e 0,80, più o meno 0,75 e 0,80. Ma come vedete anche dal fatto che io taglio poi i numeri, non è una verità scritta nel sangue questa. Voglio che sia abbastanza pieno per poter utilizzare tutto il mio diametro nelle condizioni di pieno. Non deve essere troppo pieno, perché altrimenti per il moto ondoso che si viene a formare sulla superficie durante l'onda di piena, il mio tubo va in pressione, cioè tutta la sezione viene occlusa e il mio tubo non ha più il tipo di funzionamento che io mi aspetto che abbia se la superficie funziona a pelo libero. In realtà la massima efficienza di trasporto io ce l'avrei per 0,91. Immagino che la meccanica dei fluidi vi abbiano fatto questo calcolo, cioè qual è il punto di massima efficienza del tubo, se il riempimento sarebbe 0,91, ma 0,9 è troppo vicino al massimo, e questo nelle condizioni di esercizio causerebbe quasi sicuramente delle condizioni di occlusione. L'oggetto principale del mio dimensionamento, vi ho già detto che la pendenza la andiamo a stabilire in un altro modo, e quindi il diametro del tubo.